Che cos'è lo Spirito Santo? Gesù, ok, lo conosciamo, è il figlio di Dio, così ci ha detto, e ci ha anche detto che Dio è il Padre. Ma lo Spirito Santo, che è? Lo riceviamo col battesimo? Sì. Ah, eppure con la cresima? Sì. È fatto di fuoco? Che uccello era? Un piccione? Una colomba? No. Cos'è? Una sorta di energia divina che entra dentro di te? Una forza dall'alto che ti fa fare cose? La mano di Dio che agisce al posto tuo? Beh, diciamo che su questo argomento non c'è molta chiarezza, ecco. Sai, il problema è che ci facciamo la domanda sbagliata. Non devi chiederti che cos'è lo Spirito Santo, ma chi è? Lo Spirito Santo è Dio, è una delle persone della Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Precisamente lo Spirito di Gesù, quello che rende Gesù presente nel mondo. Hai mai visto Gesù? No. Vedi fisicamente Dio da qualche parte? Penso di no, sennò sarebbe un bel problema. Però magari lo hai sentito, ti sei accorto di una presenza più grande, trascendente. Ecco, quello è lo Spirito che rende Gesù attuale per te, in modo tale che tu ne possa fare esperienza in qualche modo. E questo succede ad esempio se ascolti la parola di Dio, nella liturgia, nei sacramenti, quindi messa, confessione, battesimo, quando preghi, quelle robe lì. Poi succede nella chiesa, la fraternità e l'amicizia con gli altri, la testimonianza di preti, suore, laici, educatori, animatori, papa, vescovi, insomma tutto quello che riguarda la comunità cristiana. Ma in realtà ogni cosa buona che c'è nel mondo viene dallo Spirito e ogni cosa vera, da chiunque sia detta, un ateo, un musulmano, un buddista, un peccatore incallito, viene dallo Spirito Santo. Bene, benissimo, benissimissimo. Ma che cosa fa lo Spirito Santo? Come funziona? Come si comporta? 1. Lo Spirito attrae. Dio è amore e l'amore funziona per attrazione, non per imposizione. Ti innamori perché sei attratto dall'altro e nessuno può costringerti ad innamorarti. In genere è un particolare ad attrarci di più, non so, gli occhi, la voce, i capelli, sono solo dettagli, ma attraverso di essi intuisci che quella persona è molto di più dei suoi muscoli o delle sue tette, per dire. E lo stesso vale per Dio. Ci sono alcune esperienze che catturano la tua attenzione e ti attraggono. Un'amicizia, un tramonto particolarmente suggestivo, un momento di preghiera in cui ti senti particolarmente coinvolto. Sono solo dei dettagli, certo, ma proprio perché ti attraggono, ti fanno intuire che dietro c'è molto di più. Appunto, c'è lo Spirito, che è Dio, che attrae come l'amore. E a quel punto scegli cosa fare. O lasci perdere per mille motivi, oppure gli vai dietro, ci provi con lui, ti fai attrarre sempre di più perché vuoi scenderci in intimità. 2. Lo Spirito accorda. Se vuoi accordare una chitarra, devi farla entrare in risonanza. Cioè, fai vibrare le corde finché la loro frequenza non è uguale a quella del suono di riferimento. Ecco, se la tua libertà si lascia attrarre dallo Spirito, riesci ad accordare la tua vita all'amore di Gesù e piano piano riesci a suonare come Lui, ad amare come Lui. Puoi essere la persona più scordata del mondo, la più incapace ad amare, ma se ti lasci attrarre dallo Spirito un po' alla volta le corde della tua vita, pizzicandole nel modo giusto, sistemandole, tirandole un pochetto, iniziano a suonare da Dio, cioè a vibrare dello stesso amore di Gesù. 3. Lo Spirito trasforma. L'azione dello Spirito è quella di farti diventare come Gesù. Non nel senso che ti vengono i capelli lunghi e impari a camminare sulle acque. Diventi come lui perché ami come lui. Anzi, attenzione, lo Spirito ti rende parte di Gesù in modo che sia il suo amore ad amare in te. Sembra strano, ma Gesù lo spiega così ed è molto semplice. Lui è la vite, noi i tralci, e lo Spirito è la linfa della vite che scorre dentro i tralci e permette loro di portare frutto. Lo Spirito Santo è lo stesso Spirito che scorre dentro Gesù e se lo lasci scorrere dentro di te ti fa essere come Gesù. Cioè rimani te stesso, ma attraverso le tue opere si manifesta Dio. Dunque, avere una vita spirituale non significa diventare piccoli monaci o fare le madonnine infilzate, ma significa vivere la tua vita con le tue amicizie, il tuo lavoro, le tue passioni, lasciandoti attrarre dallo Spirito, accordando la tua libertà all'amore di Dio fino a farti trasformare per amare come Gesù. Nulla di spiritualoide, nulla di esotico, la vita spirituale è una roba concretissima. Vivi la tua vita da Dio e così te la godi fino in fondo.